Lasciamo la cronaca con la musica e con l'arte. È possibile lottare contro ogni forma di razzismo e ogni tipo di intolleranza. Tutto questo attraverso le iniziative contenute nella Primavera dei diritti, manifestazione iniziata oggi a Bari e che andrà avanti per 10 giorni. Il servizio di Daniela Tortella. I primi germogli della Primavera dei diritti sbocciano qui e là nelle strade di Bari sotto forma di flash mob, performance estemporanee per sorprendere e coinvolgere un pubblico che non sa neanche di esserlo. Sono i manifesti umani del gruppo teatrale pugliese Fibre Parallele per declamare il principio semplice e basilare che anima l'intera kermesse. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritto, incipit della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e principio fondamentale della nostra Costituzione. E questo non è che l'antipasto della maratona culturale promossa dalla Regione, organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese, che fino al 28 febbraio cercherà di fare della Puglia un buon esempio di tolleranza verso chiunque sia considerato diverso. Come per esempio i ragazzi brasiliani delle favelas trasformati in artisti di strada a Bari Vecchia. Poi tutti al Fortino dei Diritti, così come è stato ribattezzato il corso a Santa Lucia, per ascoltare le testimonianze dei più alti rappresentanti delle maggiori organizzazioni umanitarie mondiali in un dibattito animato, anzi agitato, da Dario Vergassola. Poi parliamo dell'Italia. Quali sono per un bambino di oggi i maggiori rischi, a parte quelli di incappare nella riforma Moratti? E alle 21 lo spettacolo continua con la prima nazionale di Love Fire della danzatrice israeliana Jasmine Goder in staffetta ideale con il Brasil Show alle 22 sotto le stelle di Largo Adua, mentre in contemporanea il Fortino sul lungomare si animerà magicamente con i giochi di luce e proiezioni dell'unità C1. Tanti dialetti e linguaggi per dire che per rispettarsi bisogna conoscersi, semplice ma vero.